la posizione perfetta ora è per Alessandro Ballan, ma deve aspettare. Deve ormai ai 2 chilometri. Deve aspettare ancora. Alessandro è perfetto. Rebellin e Grifco. Va benissimo così. Alessandro Ballan è in ultima posizione e deve stare lì, perché lui potrebbe avere la sparata. Sono in piazza Montegrappa, a meno di 3 chilometri al traguardo. Ballan! Questo è un attacco buono! Partito alla grande, Alessandro Ballan! Questo è un attacco buono, è partito come una scheggia! È la sua distanza questa, mancano meno di 3 chilometri alla conclusione. Mi sembra che sia un attacco speciale. Grande Ballan! A molti corridori dopo i 250 chilometri si spegne la lampadina, invece la sua luce irradia il circuito di Varese. È Ballan che è partito secco! Alessandro Ballan! Questo è uno scatto importantissimo! Ci vogliono grandi gambe per andarlo a prendere! Forza Alessandro, andiamo! Forza Alessandro, andiamo! Forza Alessandro, andiamo! Che hai 150 metri di vantaggio! Metri di vantaggio per Alessandro Ballan, che è in viale Valganna, vicinissimo ormai al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Ce la può fare Sorensen dietro, sta cercando di rientrare Alessandro Ballan. La sua pedalata è ancora buona, la sua pedalata è ancora quella che può portarlo a vincere il campionato del mondo. Tutto solo Alessandro Ballan, 250 metri, nessuno può più fermarlo. Vai Alessandro, grande Alessandro. Alza le braccia al cielo Alessandro, per favore! Alessandro Ballan, campione del mondo! Campione del mondo! Alza le mani per favore Alessandro Ballan, buonasera, grazie, grazie davvero, ma l'applauso è per voi anche perché abbiamo una platea straordinaria, quindi questa è una bella serata, una serata mondiale, una serata che celebra un grande successo. Insomma, quando è partito Alessandro ho visto che è partito anche l'applauso, perché lì davvero tantissimi esperti e non esperti hanno capito che quello era il momento fondamentale. Era un giorno di fine estate, tecnicamente era già autunno, era il 28 di settembre. Bene, dovete sapere questo, io ho conosciuto Alessandro Ballan in un'altra occasione, uno di questi convegni e dibattiti ai quali partecipiamo, e devo dire che mi ha subito stimolato grande curiosità intellettuale, non solo, perché agli occhi di una bella persona, però mi mancava qualcosa, cioè non riuscivo a capire perché il sentimento mi portasse verso Alessandro, perché mi attirasse così tanto la sua figura. E poi ho fatto una piccola ricerca, piccolissima, e ho scoperto perché il 28 settembre è un giorno fondamentale anche per la mia di vita, ma questo non c'entra con questa serata, perché dovete sapere che io ho due figlie. La prima è nata il 28 settembre del 2005 e la seconda il 28 settembre del 2009. E quando ha vinto il mondiale Alessandro Ballan, l'ha vinto il 28 settembre del 2008. Alessandro Ballan! Buonasera. Ciao Fabio. Ciao. Buonasera a tutti. Allora, io nel mio piccolo festeggiavo i 3 anni di Alice e non sapevo che l'anno dopo sarebbe arrivata anche Vittoria, e tu facevi questa vittoria dopo che hai chiamato azzurra la tua seconda figliolina, perché con quella maglia azzurra, e lo possiamo dire perché questa è la bici che usi adesso, quella lì è la bici che avevi quel giorno con il numero 2 e questa invece è la bici che hai avuto per tutto l'anno dopo con i colori del campione del mondo. Sì, l'ho chiamata azzurra perché in realtà aspiravo ad andare a partecipare alle Olimpiadi. Uh-huh. E quell'anno
Purtroppo non sono stato convocato e di conseguenza mi piaceva il nome, assieme a mia moglie abbiamo deciso di chiamarla Azzurra ugualmente. Comunque devo dire che ha portato molto bene. Ah, ti credo. Perché le immagini le avete viste, quindi sì. non c'è nulla da dire. Senti, sediamoci, perché tu prima, quando stavamo vedendo il filmato, mi hai detto mi fanno ancora male le gambe da quello scatto lì. Perché poi Bulbarelli, quella meravigliosa telecronaca che hanno fatto sia Andrea Berton e su Eurosport che Auro Bulbarelli sulla Rai. Tra l'altro Andrea è qui in sala. Andrea è qui in sala, lo salutiamo. Dove sei, Andrea? Eccolo lì in fondo. Ciao, eccolo Andrea. Lì. Ciao Andrea, complimenti. Perché le vittorie sono tutte belle, ma quelle ben raccontate sono anche più belle. Quindi se abbiamo provato dei brividi, li abbiamo provati anche per la bravura dei telecronisti quel giorno. E tu invece quel giorno lì? Ma quel giorno lì diciamo che è andato tutto bene. E eravamo partiti con una pressione non indifferente. Una notizia alla vigilia ci aveva un po' scombussolato tutti. E di conseguenza avevamo tutti i fari puntati contro, eravamo la nazionale più forte e nonostante questo siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto, sbaragliando il campo e sapendo cambiare anche la tattica di squadra in corsa al momento, con decisioni prese proprio in decimi di secondo. Voi eravate la squadra da battere, perché l'Italia aveva vinto il mondiale l'anno prima e 2 anni prima, e quindi insomma si pensava che l'Italia fosse la squadra più forte. Devo dire poi, Alessandro, che dopo il 2008 l'Italia non l'ha più vinto il mondiale, quindi sei stato anche l'ultimo campione. È per quello che siamo qui questa sera, perché secondo me quando ho vinto nel 2008 la gente pensava sì, va bene, ha vinto Ballan, è facile vincere quindi il campionato del mondo, lo vinciamo sempre noi, perché più. Arrivavamo dai mondiali vinti in precedenza. Invece non è fatto così, il fatto lo dimostra che dopo di me a malincuore da italiano devo dire che l'Italia purtroppo non ha più raggiunto non solamente la vittoria ma neanche una medaglia, quindi questo fa sì che il mio campionato del mondo risalti ancora di più al di là del gesto atletico che è stato fatto. Senti, sono passati 10 anni e di solito è bello fare festa quando ci sono le cifre tonde, però ti confesso, e non siamo d'accordo su questa cosa, che più di una persona mi ha detto avremmo dovuto farla prima questa festa. Poi certo è arrivata la rotondità del 10 e l'abbiamo fatta, perché abbiamo aspettato il decennale. Diciamo che doveva essere una festa fra amici, pochi intimi e con il solito fans club. Dopo, appena hanno saputo il comune, il Panatron, questa opportunità l'hanno saputa subito sfruttare e stasera ci troviamo qui con un bellissimo pienone, devo dire. Senti una cosa, ci sono dei segnali prima di una vittoria e anche prima di una sconfitta. Tua sorella che cosa ti disse prima di andare in ritiro con la squadra? Questo è un fatto molto strano, nel senso che tutti, anche quello che parte per qualsiasi gara, non solamente per il campionato del mondo, anche se sa che non ha la possibilità di vincere, sogna un po' come magari in qualche modo una caduta degli altri o magari una fuga da lontano può raggiungere la vittoria. E io il mio mondiale ho cominciato a sognarlo grazie anche ad Ivana, che per tutta la settimana prima continuava a chiamarmi e dirmi: Alessandro, quando vai a letto cerca di addormentarti pensando a come vorresti e potresti vincere il tuo campionato del mondo. E quindi io per 5-6 sere, la vigilia del campionato del mondo, ho fatto questo, mi sono messo a letto e pensavo. E l'hai sognato proprio così? L'ho pensato anche alla vigilia del campionato del mondo, quindi la sera prima mi sono addormentato pensando di scattare in piazza Montegrappa, quindi devo dire che è un sogno che si è realizzato, e questo grazie un po' non solamente a Ivana ma a tutte le persone che ci hanno creduto, che mi hanno permesso di arrivare a portare questa maglia. Bravo, bravo. Anche perché il ciclismo è uno sport individuale e di squadra, è chiaramente uno sport di squadra perché tutti avevano la stessa maglietta, però poi ognuno ci mette quello che ha di suo. E questa era una grande squadra, che aveva una grande regia e che aveva anche un'idea, che era quella di portare a vincere una persona che tra poco andremo a presentarvi e a salutare. Però tu facevi parte della cosiddetta prima alternativa. Sì, diciamo che la tattica di gara era proprio questa. Avevamo Paolo Bettini, leader incontrastato dai 2 mondiali precedenti vinti,
e poi due seconde punte dietro, subito dietro a lui, che eravamo io e Davide Rebellin. Quindi la gara è sempre stata impostata in questo modo, però non c'era mai stata una vera e propria tattica senza Paolo Bettini. Quindi diciamo che è nato un po' tutto quanto in corsa, per quello che ho detto che a volte certe decisioni possono veramente far cambiare la vita in un decimo di secondo. E la tua vita è cambiata perché da quella bici sei passato a questa, sei stato un anno con la maglia di campione del mondo. Una volta mi hai detto in un'altra manifestazione che il tuo grande rammarico è stato quello di non poterla portare al Giro d'Italia. Ma purtroppo sì, un po' di vicissitudini dopo averla vinta, un po' dovuto allo stress, questo virus, e il rammarico è quello di aver perso tutte le classiche del nord, quindi la prima parte di stagione, e non averla potuta indossare a gare come Fiandre e Roubaix mi è pesato tantissimo. E dopo, nonostante questo, okay, ho cercato di rientrare per il giro, non ci sono riuscito. Ho debuttato al Tour de France e poi mi sono tolto qualche sassolino dalle scarpe andando a vincere in maglia iridata una tappa e il Giro di Polonia. Quindi diciamo che alla fine sono riuscito lo stesso a salvare il salvabile. Senti, ma medaglia e maglietta, hai fatto come quelli che hanno dormito la notte del 28 settembre. Se hai dormito con la maglia di campione del Ho mondo? dormito con la maglia di campione del mondo, anche se ho dormito poche ore perché abbiamo anche festeggiato con i compagni di squadra, quindi diciamo che il mattino quando mi sono svegliato, sì, non ci credevo, continuavo a guardarla e era una cosa irreale, nel senso che mi sono svegliato, pensavo ancora di essere all'interno di un sogno. Che però era il sogno più bello perché l'avevi sognato giusto, perché avevi sognato come vincere, ma non il dopo, perché Sì, poi con la maglia. il problema è stato quello, infatti io devo confessare che ricordo quasi tutto di quella gara fino a che ho tagliato la linea d'arrivo e poi ho un po' un vuoto totale, nel senso che sono andato un po' in uno stato di trance e devo dire che ci ho messo più di qualche giorno, forse qualche settimana per cominciare a focalizzare, a capire, a mentalizzare tutto quello che era successo e quello che avevo combinato, perché il guaio l'ho combinato bello grosso. E guardando e riguardando questo video si capisce intanto che sia Magrini che Cassani lo dicono subito, cioè questa è la sparata vincente Ma questa è anche una fortuna ai telecronisti, ma soprattutto il momento in cui sono scattato la telecamera, diciamo, dall'elicottero, che ha reso effettivamente la differenza di velocità fra me e gli altri corridori. Magari lo stesso attacco preso da frontale non avrebbe reso così. Infatti l'urlo di Bulbarelli sta diventando un tormentone in ambito ciclistico e grazie soprattutto anche ai telecronisti che hanno saputo riconoscere che era lo scatto giusto. Io penso che se fossi stato ripreso, molto probabilmente Cioè, avevi avrebbero. qualcuno che ti aspettava. Ma sì, oppure avrebbero anche perso il lavoro addirittura. Forse sì. Però raccontami quei 2 chilometri abbondanti, poco meno di tre. Perché noi facciamo il tifo, eravamo lì a soffrire per te. Speravamo che la strada si accorciasse. Tu quante volte hai guardato dietro? Forse nessuna. Ma ero concentrato nella pedalata, cercavo di non sprecare energie, quindi di girarmi il meno possibile, Perché anche quelli che se. quando uno si gira vuol dire che non è più tanto sicuro. Ma sai, perdita di tempo, ero lì, ero concentrato, cercavo di tenere una posizione più aerodinamica possibile. Vi ricordo che ero molto stanco perché la gara era molto lunga, io avevo cominciato a scattare già da 60-70 km all'arrivo, quindi di scatti ne avevo già fatti parecchi e diciamo che ero allo stremo delle energie e per fortuna ero allo stremo anche i miei avversari. Senti, ho visto che nella prima curva che fai a sinistra, tanto così da quelli, dalle transenne e da quelli che si stavano sporgendo, te ne sei reso conto o Ma no, no? No, subito non sei me ne sono andato. reso conto e io cercavo di limare il più possibile. Quando sono partito ho cercato addirittura di prendere un po' la scia della moto che poi mi è scappata via. E sinceramente mi sono accorto anch'io dal video che ho fatto questa curva proprio al limite, però c'ero già passato 13 volte, quindi io penso che potevo benissimo farlo, avevo capito che si poteva L'hai fare. pennellata bene e te l'avranno chiesto 1 miliardo di volte, ma c'è stato un momento lì sul vialone d'arrivo che hai detto: Wow, ce l'ho fatta. No, non c'è mai stato fino all'entrata nell'ippodromo, nel senso che a 400 metri all'arrivo mi sono girato per l'ultima volta, vabbè, dopo mi sono girato una volta ancora in realtà, però diciamo che mi sono voltato, visto che il vantaggio era ancora buono, però sai lì
cerchi di dare sempre tutto fino all'ultimo perché non sei mai sicuro finché non hai tagliato la linea d'arrivo. La cosa bella è stato che l'urlo, il boato che mi ha accompagnato sulle orecchie quando sono partito, mi ha accompagnato fino praticamente all'entrata dell'ippodromo. Poi questo accesso all'ippodromo non permetteva alle persone di stare a destra e a sinistra, quindi sono arrivato da questo urlo, sono passato a un silenzio e poi sono rientrato nell'ippodromo dove è ripartito il boato e mi ha accompagnato fino alla linea d'arrivo, quindi emozioni veramente pure, vive, da ripetere. E i tuoi compagni sono venuti a abbracciarti, chi era ancora in corsa o chi invece era già sul pullman, perché vogliamo anche sentire loro adesso. Ma che io li dici? Chiamerei. Dai, cominciamo con Gabriele Bosisio. Dove sei? Eccolo qua che arriva. Vieni, vieni Gabriele. Dovresti avere una posizione. No, ma vieni un secondo, vieni. Allora, raccontami, tu mi hai raccontato che eri sul pullman, perché la tua corsa quando è finita? Buonasera a tutti, dai, partiamo da quando è iniziata. Dai, beh, sì, okay. Certo. Dai. Nel senso che, come dicevate prima, ho sentito qua dietro le quinte che eravamo un po' la squadra a faro insieme alla Spagna. Sì. Ok. Quindi la nostra corsa è iniziata dopo la linea di partenza, in particolare la mia e di Marzio che arriverà dopo. Mi ricordo che le direttive erano subito nel primo giro o nei primi giri comunque, se fosse andata via una fuga io avrei dovuto entrare in questa fuga. Però chiaramente la Spagna ci controllava, allora abbiamo deciso con il regista in corsa. Che arriverà. Sì. Di far andare via questa fuga, però nessuno si prendeva la responsabilità di andare a tirare e dopo quando hanno avuto 17 minuti, mi sembra 18 minuti di vantaggio, ce la siamo presa noi. La fortuna è stata che erano solamente in tre, quindi sì. Diciamo abbiamo potuto gestirli e le abbiamo lasciato un vantaggio, sì. Ad oggi sarebbe 17 minuti, sarebbero davvero tanti, perché sì, nel ciclismo in 10 anni fa capire anche qui com'è cambiato. Quanto è cambiato, è vero. Però quel giorno li abbiamo saputi gestire bene, addirittura li abbiamo ripresi, se non sbaglio, a due giri dalla fine, quindi molto prima dell'arrivo. È vero, è vero. Qui tu hai fatto un lavorone soprattutto nella prima parte. Sì, sì, io e Marzio, gran parte in realtà Marzio, che poi arriverà, lui aveva veramente una forma strepitosa arrivando dalla Vuelta di Spagna. Comunque sì, ho fatto adesso, non ricordo a quanti chilometri, forse gli ultimi 2-3 giri, insomma quando è entrato veramente la corsa nel vivo sì, mi sono fermato. Dati una piccola cosa, mi ricordo quando insomma Alessandro è partito, abbiamo capito subito, no? Magari in corsa non ti rendi conto, però mi ricordo che ci siamo saltati tutti in piedi. Eravamo distrutti, ma ci siamo saltati in piedi e era chiaro che lui insomma sarebbe andato fino all'arrivo. E quindi grande gioia e grande felicità. Da lì fino. Perché poi è chiaro, ognuno pensa un po' anche a se stesso, no? Però quando poi riesci a condividere un successo è bello comunque, perché comunque hai lavorato, quello era il tuo lavoro, cioè era quello di tenere la corsa in quel modo per fare sì che le punte poi potessero. Ma sì, in particolar modo il mio compito era proprio quello. Sì. Era proprio. Per me era già stato. Insomma un grande onore, no? Partecipare a un mondiale dove c'erano tanti compagni campioni, di squadra, sì. Sì, che avevano vinto corse importantissime, e io ero lì proprio per quello, allora la massima risultato per me era quello, ero insomma molto felice. E quindi sei anche tu campione del mondo. Grazie, grazie Gabriele Bosisio, lascia il microfono. Cosa dici di chiamarli tutti e poi li chiamiamo? Vuoi che li chiamiamo tutti? Sì, dai. Va bene, allora Davide Rebellin, Marzio Bruseghin, Luca Paolini e Paolo Bettini. Matteo Tosato ha avuto un piccolo Eccolo problemino qua. E dovrebbe arrivare in tempo, speriamo. Ciao. Venite, venite ragazzi, qua sul palco a prendervi tutto l'applauso. Allora, hai ricordato tu di Matteo Tosato. Io volevo chiedere, intanto, come ci sistemiamo, ragazzi? Ci mettiamo a ventaglio, no? Che non c'è il vento. Allora, aspetta, perché poi voi vi siederete lì. Allora, scusami, io volevo chiedere a Marzio Bruseghin, perché Bosisio diceva che hai fatto un lavorone, che hai fatto... Che lavorone hai fatto?
Che cucitura hai fatto tu sulla fuga che era andata? Tu tenevi l'andatura di un certo livello per fare un pochino di selezione, era quello il tuo compito? Ma no, era il, ma no, certo, era cosa dici? Ma me l'hai detto prima. Ma no, era il nostro certo. Compito. Adesso capisco tutto questo mondo, ma guardate le alternative. Cioè, cosa potevamo fare? Bravo, bravo Marzio. Bravo Marzio, è così, perché... perché poi loro vincono, però se tu e gli altri non fate quel lavoro lì, tu eri in grande forma, tra l'altro, diceva Bosio, venivi dalla Vuelta, quindi c'avevi la gamba. Sì, sì. Diciamo, era un anno felice, dopo è vero anche che se non c'è nessuno che segna, certo, ci vuole anche il bomber, hai ragione. Giocato benissimo, però ho perso. Hai ragione, però insomma, tu il tuo l'hai fatto, ed eri in pullman con lui quando... avevi finito la corsa anche tu? Sì, 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 abbiamo deciso che... noi normodotati dovevamo scendere dal gioco, va bene, scendiamo, va bene. Correranno gli altri, va bene. Però poi è bello quando avete visto Ale che è arrivato e alzato. Ma sì, poi io correvo già col fratello, quindi era già anche comunque un'emozione particolare, con la mia squadra insieme anche tutto l'anno. E poi penso che abbia meritato il mondiale, è stato forse in quel momento il corridore più forte, veniva da un periodo fantastico, poi insomma... bravo ragazzo, giusto che abbia, insomma, è un bravo ragazzo. Ci sono delle cose, dei momenti che segnano la storia un po' del ciclismo, no? La fucilata di Goodwood piuttosto che... bravo, hai ricordato l'82, bravo. Esatto, di Ballanco. Beh, quella era una fucilata tipo quella di Sarandi nel 82, no? Lui ha scelto la discesa perché poverino. Eh beh, certo. Quello era il sottalento, ma insomma... Io volevo invece sapere una cosa da Davide Rebellin. Davide, c'è un episodio che mi ha raccontato Alessandro qualche giorno fa, perché negli allenamenti dei giorni precedenti un po' si capisce chi ha la gamba buona e chi non ce l'ha. Alessandro mi dice che tu un giorno l'hai visto scattare, fare una ripetuta forse, e gli hai detto: Ale, la gamba c'è. La gamba c'è. Ecco, che cosa ricordi di quel momento? Cioè, che sensazione ti ha dato Ballani in quel momento lì? Ma nel momento della gara dici? O no, quando gli hai detto la gamba c'è? Ma sai, si vedeva, ma innanzitutto c'era un bel gruppo, con Bruse bisognava, c'era solo da ridere, quindi già questo portava allegria e forza nel gruppo. Poi eravamo tutti bene, in gran forma ovviamente, e Alessandro si vedeva da come pedalava, ecco, poi noi abbiamo l'occhio, vediamo quando uno sta bene, certo. e quando si sa, quando uno può fare la differenza anche in gara, a grande livello. Ecco. Senti, quella è stata una vittoria sua evidentemente, ma anche una grande vittoria di squadra. Sì, sicuramente tutta la squadra ha corso perfettamente, ci sono stati degli attacchi, delle fughe, quindi ognuno ha svolto il proprio ruolo alla perfezione fino all'ultimo, proprio fino all'ultimo scatto. Fino all'ultimo scatto. Posso, in particolare mi ricordo la frase che mi ha detto quando ci siamo rivisti dopo un allenamento che abbiamo fatto, praticamente ci eravamo allenati in zona marostica e io lo salutai perché dovevo andare a fare dietro macchina, l'ho salutato facendo l'ultima ripetuta, dovevo fare un po' di fuorisoglia. E di solito Davide, io mi sono sempre allenato con lui, è stato praticamente... il mio maestro in allenamento, perché l'ho sempre stimato e non l'avevo mai staccato una volta in allenamento. Quel giorno, a un certo punto, dopo la ripetuta, non vidi più la sua ruota dietro, io andai e ci ritrovammo all'hotel Le Rubinie qualche giorno dopo. Lui, quando mi salutò, mi disse: Ale, guarda che ti ho visto, sei qui per vincere, non sei qui per fare altro. Mi ha detto così, hai la possibilità di vincere la corsa. Quindi anche lui stesso mi ha dato un po' la motivazione per... essere più consapevole dei miei mezzi in quel momento. E questa è stata una premonizione positiva. Bravo, bravo Davide ad avere l'occhio. Io volevo chiedere a Paolini invece al regista, perché tu eri il regista, tu eri il trait d'union tra l'ammiraglia e i tuoi compagni. Hai anche l'espressione, sempre un po' un regista, anche come, no? Sì, no, vale buonasera a tutti. Vale il discorso che ha fatto prima Bruse, nel senso che con un gruppo del genere, con degli uomini del genere, è anche facile fare il regista. Però ci mettevo l'anima, diciamo. Io ero un po' l'unione di congiunzione tra Franco e soprattutto, beh, io comunque condividevo tutto con Paolo. Esatto, comunque voi eravate... Sì, eravamo e siamo, sì, esatto, come fratelli, quindi...
È stato un mondiale emotivamente molto, molto forte, molto complesso, perché comunque la vigilia non è stata facile, e è stato comunque un periodo sia l'avvicinamento che poi con la vittoria di Ale, veramente un mondiale da ricordare. Da incorniciare. E quali erano le direttive di, naturalmente poi non perderemo l'occasione di ricordare Franco Ballerini evidentemente, quali erano... Luca, qual era la scrittura, qual era il canovaccio nel quale voi dovevate muovervi? Ma assolutamente, come comunque Franco e anche Alfredo Martini ci hanno insegnato, la prima cosa era comunque correre da squadra, dovevamo comunque essere una squadra, e penso che lo spirito negli ultimi anni tuttora si veda, è molto palpabile la cosa. Noi avevamo Paolo che alla fine era un po' il faro, diciamo, e quindi... un po' tutta la nazionale ruotava intorno a lui, e comunque sapevamo di avere delle grandi alternative, dei bomber che potevano andare a segno, quindi dovevamo sfruttare le occasioni, e poi alla fine come è andato il mondiale si è visto e tutti capiscono un po' come abbiamo tessuto questa tela, e penso che sia stato veramente un mondiale perfetto. Perfetto, ma dovevi vincerlo tu, Paolo Bettini, signori, Paolo Bettini, campione olimpico, due volte campione del mondo, ha vinto la Coppa del Mondo, sei stato per alcune stagioni certamente il più forte corridore al mondo, e poi tu alla vigilia del mondiale dici basta, questa è l'ultima. Ho scelto un bel giorno per... in quel momento sono stato visto un po' come un terrorista, no? Mesi di lavoro per preparare un mondiale, che oltretutto era un mondiale in casa. Franco, che mi aveva comunque indicato come l'uomo di riferimento, perché comunque avevo due maglie di campione del mondo da difendere. Quando mi ricordo il primo pomeriggio, quando gli dissi alle 7 ho bisogno di parlare con la stampa, tutti erano convinti che annunciassi la squadra nuova, la mia nuova squadra per il 2009, invece la mia idea era quella di smettere con la maglia azzurra, semplicemente perché, e non sto a spiegare tutto, ma in quel momento io sentivo come mia squadra la maglia azzurra. Quando Franco Ballerini è sceso di bici, me lo sono trovato da compagno di squadra in Mapei a commissario tecnico in un mondiale difficilissimo, quello del 2001 a Lisbona. Un mondiale da dimenticare come squadra, a livello di risultato gli arriva secondo. Franco, mi ricordo questa immagine che strideva, no? Lui che arriva al podio, che con un sorriso incredibile trova me che piango e mi dice: ma cosa piangi che hai fatto secondo? Non hai capito niente. E di lì poi l'obiettivo di Franco, non mi interessa avere un grande potenziale, io voglio una grande squadra. E dal 2002, lo abbiamo visto con Cipollini, e poi siamo arrivati a dare valore a quello che avevamo perso, dare valore alla maglia azzurra, dare valore al significato di correre una corsa particolare, una corsa che ci vedeva fino a pochi giorni prima avversari. Quello che hanno raccontato Davide e Alessandro, l'allenamento, stuzzicarsi in allenamento, voi vi allenavi insieme, come io e Davide ci siamo allenati insieme tante volte, come con tutti gli altri, ma eravamo forti durante l'anno ed eravamo avversari. E soprattutto nella settimana prima della gara del campionato del mondo, testarsi tra di noi voleva dire prendere tanta fiducia, perché gli avversari delle altre nazioni erano mica tanto più deboli di Ale, di lui. Ora Marzio l'ha messa sul ridere, no? Marzio a Varese ha fatto un lavoro per quattro. Aveva interpretato talmente bene il percorso che era lui che ci diceva: ma cosa mi dà il cambio, stai dietro, stai a vedere cosa gli faccio io. Recuperava in discesa, in pianura, gli dava delle accelerate, poi aspettava la curva e dietro era tutto in elastico, li ha finiti lui. Questo per dire cosa? Per dire che... Bella questa cosa. Ma è la verità. No, siccome sono tutti onesti, no? Dicono i bomber li lasciamo al calcio. Sì. Andare a vincere nel ciclismo non è facile, soprattutto in un ciclismo dove tutti sono preparati, dove tutti sono
motivati, chi vince? Chi vince, chi sbaglia meno, vince chi dà di più. E se è vero che Alessandro ha vinto Varese, io ho vinto quello che ho vinto e tutti noi abbiamo vinto, è perché abbiamo avuto, non mi piace usare il termine gregario, abbiamo avuto una grande squadra. Sì. E Varese, io l'ho sempre detto e lo porto sempre di esempio, credo che la gara di Varese sia stata la massima espressione di quello che vuol dire mettersi a disposizione per un qualcosa che è più grande di noi stessi. Di però un obiettivo, Paolo, che tu, è più grande. Tu hai fatto esattamente questo, perché per come si è sviluppata la corsa, ce l'hanno detto loro, lo dice la storia, e tu eri quello che doveva provare a vincere il terzo mondiale consecutivo. Quindi la scrittura della gara era per un arrivo tuo, no? A Varese. Poi a un certo punto, ovviamente lo sanno anche gli avversari, che naturalmente ti marcano, e a un certo punto tu fai una cosa, a parer mio, grandiosa. Perché se tu ti fossi mosso, questi magari uscivano anche loro per venirti a prendere, e magari per provare a vincere tu, perché è già successo altre volte. No, ma in realtà io avrebbero mi sono mosso. Loro. In realtà io mi sono mosso. Ah. È lì che è uscita la bravura di tutto il gruppo e la gestione. Perché poi, nei giorni prima, fare o pensare una tattica, possiamo stare a parlare ore, fare mille scenari. Dov'è la bravura di un gruppo, se veramente è un gruppo e se è squadra? Gestire il momento. Luca faceva da tramite con la macchina, non è facile, no, in un percorso come quello di Varese dove tirava Brusaghin, andare dietro la macchina e poi venire a riportarci le cose. Perché dico questo? Perché le radio non facevano, vi ricordate? È stato uno dei pochi mondiali dove siamo partiti e dopo un giro e mezzo non avevamo contatti con Franco, non riusciamo a parlare, pertanto era fondamentale uno che si sacrificasse, certo, per andare veramente a parlare con Franco e venire davanti, e lui ha fatto il lavoro. Ha fatto la radio. Hai fatto la radio, Luca. Perché ha delle rughe, vedi? No, in realtà dicevo, io mi sono mosso, abbiamo letto bene la gara. Io a diversi chilometri dall'arrivo, sfruttando una situazione, sono andato in fuga con Valverde. Sì. E c'ero anch'io lì. E c'eri anche te. E quello ti ricordi? È il riferimento che ho fatto prima, che una decisione presa in un decimo di secondo può far cambiare la vita a una persona. Ti ricordi quando mi resi conto, perché io stuzzicavo Valverde, a un certo punto, e c'era anche Purito, Rodriguez davanti, a un certo punto la Spagna smette di tirare e io gli dico: Ale, basta, abbiamo scoperto le carte, Valverde mi ha un po' alterato, perché non è che stava tanto al gioco degli spagnoli, un po' alterato, mi dice Paolo, Antequera, mi dice Antequera, il tecnico della, sì, Spagna, mi ha detto per radio che non posso tirare, corriamo per Freire, ti ricordi cosa ti dissi? Ok, state attenti perché adesso facciamo scappare la corsa. Io mi butto su Freire, se arriveremo in volata avrò il mio uomo da battere, molto veloce. Sì, Freire era uno. Non dobbiamo rischiare di arrivare in volata non con arriviamo Freire. In volata. E lì siamo stati bravi. Ti ricordi, Davide? Approfittatene, buttatevi, io mi butto su Freire e voi andatevi a giocare il mondiale. Abbiamo deciso noi, abbiamo deciso come squadra, leggendo la corsa, leggendo, cogliendo l'attimo, è andata bene. Pensate che se Paolo fosse stato egoista mi avrebbe messo davanti a tirare e io il mio mondiale sarebbe finito lì, nel senso che avrei tirato due giri e poi se lo sarebbe disputato lui alla fine con Valverde e con gli altri spagnoli. Però anche lì si è visto il gioco di squadra e lui ha optato per rientrare in gruppo, rimescolare le carte e riaprire la corsa. Quindi se ho vinto quel mondiale grazie soprattutto anche a Paolo. Bravo. Allora, gli diamo un premio a questi ragazzi? Sì. Allora, abbiamo un bel premio da dare a tutti voi ed è un premio che Alessandro è un diamante, giusto? Un diamante è per sempre e ve lo regala Alessandro Ballan. Allora, cominciamo con Gabriele Bosisio. Oppa. C'è anche naturalmente una preziosa bottiglia e poi lo diamo a, scegli tu, Davide Rebellin. Un diamante anche per il regista, l'uomo radio che abbiamo scoperto, Luca Paolini. Aspetta, lo diamo a Marzio Brusaghin. Perché è personalizzato, scusami. Allora vediamo un po', adesso ce l'abbiamo per Luca Paolini, eccolo qua. Beh, molto bello,
Molto bello, questa è un'opera di un maestro meraviglioso come Marco Varisco, che credo sia qui. Marco, se sei qui, noi ti facciamo un grande applauso, perché per Paolo Bettini, bravo Marco, per Paolo Bettini abbiamo un pensiero speciale, perché Paolo è stato campione olimpico, bicampione del mondo, per lui una sfera dorata, sempre naturalmente realizzata da Marco Varisco. Allora, caro Ale, lo abbiamo nominato, è giusto che l'abbiate fatto voi. Adesso facciamo sedere la grande squadra, campione del mondo 2008, a Varese, perché vogliamo ricordare, e lo facciamo anche con un video prima, se ti va. O vogliamo, hai un pensiero particolare? Ne parliamo un po', nel senso Dai. Che so che Paolo era molto legato. Paolo, se vuoi venire anche te, parliamo un attimo di Franco. E lui questa sera manca tantissimo, sinceramente sono passati già parecchi anni al 2010 e non averlo qui sicuramente ci pesa molto. In particolare io mi ricordo il rapporto con lui quando ho cominciato a essere in nazionale, magari non eravamo così uniti, però lui magari prima della Rubaker, la sua corsa, mi faceva sempre una telefonata e per chiedermi come stavo, come avevo intenzione di prendere la corsa, insomma la mia tattica di gara. E lui quella vigilia del campionato del mondo, diciamo che quando facevamo le riunioni fra la squadra, aveva sempre impostato la tecnica di gara, la tattica di gara con Paolo Bettini. Però vi devo dire che lui in disparte mi ha preso 3 volte e una volta anche con Alfredo Martini, e continuava a dirmi e a mettermi in testa questo grillo, e lui mi diceva Ale, grillo che è anche il soprannome di Paolo tra mi diceva Ale, ricordati che il campionato del mondo è per te, il percorso si addice a te, ma soprattutto quel rettilineo che porta all'arrivo dentro l'ippodromo, se fai uno scatto lì arrivi da solo. Lui questa cosa me l'ha detta per ben 3 volte. E quindi diciamo che anche lui ha cominciato a farmi macchinare questa cosa dentro e mi ha fatto capire effettivamente come potevo vincere il mio campionato del mondo. Paolo, è stato Franco un grande campione prima e poi è stato un grande campione anche sull'ammiraglia, e credo anche che insomma l'essere così bravo anche nelle corse di un giorno lo avesse reso anche speciale nel disegnarle, no? Le corse di un giorno. Franco era speciale perché sapeva relazionarsi molto bene, aveva un carattere, una personalità, era un signore. Stasera ne mancano 2 di persone, insieme a Franco manca il grande Alfredo Martini. Sì, è vero. Che è stata la prima persona che io ho abbracciato sul pullman della Nazionale a Varese, perché quando io ho tagliato la linea d'arrivo, che per me è stata l'ultima, sì, l'ultima gara, felice da una parte però commosso dall'altra, perché sapevo che avevo chiuso la mia carriera e mi sono rifugiato sul pullman e ho abbracciato Alfredo. Franco è stato molto bravo e credo che la bravura del suo essere commissario tecnico è passata tutta dalla grande disfatta di Lisbona 2001. Perché lì veramente ha capito lui, ho capito io, e forse è stato quello il momento che ci ha legato ancora di più. Sì, io Franco lo conoscevo bene in squadra Mapei, però credo che il fatto che ci ha legato molto è stato proprio la delusione di veder buttare via un mondiale, di vedere una nazionale che si è sgretolata come si sgretolò il giorno di Lisbona 2001. Ci siamo confrontati tanto, e quando Alessandro dice mi ha parlato 2 o 3 volte, mi ha motivato, perché quello è, qualcuno può dire allora Franco puntava su Bettini o puntava su qualchedun altro? Puntavamo sulla maglia azzurra. Io Bravo. Quello che Franco faceva e quello che erano i colloqui con gli altri, le chiacchierate con gli altri, ero anch'io che lo stimolavo, perché poi sai diventa... il peso ricade tutto su di te, tutti si aspettano certo. che tu vinca, può succedere di tutto, una foratura, la giornata storta, scivoli e cadi,
E io a Franco gli ho sempre detto: Franco, dobbiamo essere sempre pronti al piano A, al piano B, al piano C, al piano D. Bisogna essere bravi, perché il potenziale lo abbiamo. Perché quello che con l'Italia parte come gregario in qualche nazionale può essere un capitano. Mm-hmm. Quello che dicevo prima, gli allenamenti ci si stuzzicava. Ah, certo. Fra settimana ci si scattava sui denti, cioè parliamo chiaramente. L'orgoglio di dimostrare sì, sono in condizione. Era un modo per noi per prendere consapevolezza, ma anche per capire realmente cosa avevamo in mano di potenziale. E Franco è sempre stato bravo a mediare, a tenere uniti tutti, a creare una grande squadra. Le nazionali di Franco dal 2002 in poi, indipendentemente dalle tante medaglie, sono state delle grandi squadre. E l'amicizia che c'è, il rapporto che c'è ancora oggi, a 10 anni da Varese, sì, la testimonianza migliore. Grazie Paolo. È arrivato anche Matteo Tosatto. Matteo, vieni, eccolo. Come stai, Matteo? Allora, naturalmente poi vogliamo ricordare ancora Franco Ballerini, però voi eravate con compagni di stanza? Beh, Matteo è stato molto importante non solamente per il campionato del mondo varese, ma per tutta la mia carriera. È stato il mio compagno di allenamenti e ci trovavamo praticamente tutte le mattine. C'era dei periodi che vedevo più lui che mia moglie, e devo dire che lo devo ringraziare, perché è stato un supporto molto valido. E non c'era una giornata che mi dicesse: no, oggi non ho voglia, facciamo poco. Lui era uno sempre che si adattava, faceva sempre molto, un corridore molto serio, e l'ha dimostrato con la sua lunga carriera. Quindi grazie Matteo. E non so, tu eri anche mio compagno di camera la vigilia, quindi tutta la settimana prima del campionato del mondo. Dici qualche ricordo tuo di particolare? Lui ci ha raccontato prima che si sognava, no, questo arrivo, quindi ogni tanto delirava nei sogni, non l'hai mai visto alzarsi e esultare di notte? No? Come erano le notti prima della vittoria? Beh, intanto buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma per forza maggiore non sono stato tanto bene oggi, sono stato ricoverato in ospedale, mi hanno dimesso alle 7:30. Wow, stai bene adesso? Tutto ok? Ok. Niente di grave, però quando si entra in ospedale, prima che ti lasciano andare, vogliono sempre... Vabbè, comunque siamo qua. Bene. E tanto volevo salutare anche tutti i miei compagni qui dietro, perché è un gruppo storico e non ci sono altre parole. Con Alessandro cosa possiamo dire che è il giorno del mondiale? Non è il giorno, è neanche il mese, magari con Paolo si parlava di mese, perché si faceva la vuelta in camera insieme, compagni di squadra. Con Ale l'obiettivo era quello del mondiale, per prendere la maglia azzurra, perché era già la lotta per prendere la maglia azzurra. Sì. E poi la nostra avventura è iniziata da Castelfranco, perché siamo partiti noi due da soli in macchina, con la classe A. Siamo partiti. La tua o sua? La sua. Della Daniela. Gli hai scroccata pure. Sì. Ah, bravo. E siamo partiti come tutti gli altri mondiali, perché i mondiali di Salisburgo sono passato a prenderlo a casa sua, della Daniela, che era diventato papà era il primo giorno che è arrivata a casa Stella. Ma dai. Aveva pochi giorni che era a casa. E lui scappa. E lui scappa, se no devo stare di notte. Poteva dormire. Via, voglio dormire. Ma la settimana è stata come tutte le altre settimane dei mondiali. Noi in Italia il mondiale è una gara che c'è il bollino rosso dal 1° di gennaio che si fa a ottobre. Cioè la metti nel mirino. Sì, i giornalisti, il mondiale, a volte vale anche, parlano più di un'Olimpiadi, però insomma è un po' difficile. E nazionale italiana, si arrivava da due vittorie consecutive con Paolo da Salisburgo e Stoccarda, Varese 2008, e si andava in cerca del tris di Paolo, perché era molto forte, però avevamo Alessandro, avevamo Damiano e dopo avevamo il giovane Davide. Sempre giovane, dai, sempre giovane, non invecchi mai. Sempre giovane, che andava forte, basta vedere l'ordine d'arrivo, primi, secondi e quarti. Sì. Insomma. E la settimana in camera eravamo tranquilli, quando uscivamo eravamo più tesi, perché tanta gente, tanti giornalisti, però non era niente di particolare i giorni prima del mondiale.
è stato il ricordo che ho maggiore, è stato che siamo arrivati dopo il mondiale, abbiamo festeggiato fuori del bus e Franco poi tutto in un attimo ci ha voluto portare all'interno del bus, solo noi ragazzi, e ci hanno fatto i complimenti. Poi ancora due o tre festeggiamenti e siamo saliti in camera per farsi la doccia. Ovviamente io sono arrivato prima di lui perché aveva un po' cose da fare. È arrivato in camera, penso dopo una mezz'oretta, non più tardi. E mi guarda e mi fa: e adesso? Cosa facciamo? Adesso. E io subito: adesso andiamo giù a bere. Dopo certo, adesso... esatto. Parliamone dopo aver bevuto. Sì, 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 quello sicuramente. Questo... E poi penso dopo 10 minuti che Alessandro aveva chiamato la Daniela e è salita in camera anche la Daniela, che anche lei, cioè anch'io non ero, sapevo, l'avevo visto la maglia, però adesso. Però dopo di buona tradizione siamo tornati in macchina noi due da soli ancora. Ah, come siete arrivati? Come siamo arrivati, siamo tornati noi due. E ha consumato penso 3-4 batterie del telefono e ho detto: fai adesso? Adesso quindi tu guidavi e lui stava, o guidava, chi è che guidava? Tu o lui al ritorno? Guidavo io al ritorno, sì, guidavo io al ritorno giustamente perché insomma aveva cose da fare a rispondere al telefono. Grazie. Però voglio dire un applauso a Alessandro perché quel giorno lì accolto al balzo, era il posto giusto al momento giusto. Esatto. Però io penso che un applauso anche ai miei e glielo facciamo qua. A tutti. Grazie Matteo. E manca qualcuno, manca Damiano, giusto? E Andrea, che ho visto che è alle Canarie, giusto, lavora, lui, lavora anche lui. Ah, certo. E giusto. Poi, come prima andare dietro alle quinte, ho sentito parlare Paolo e vorrei un altro applauso per Franco. Lo facciamo subito. Grazie Matteo, grazie davvero. E adesso vediamo un video che ci ricorda Franco Ballerini. Franco Ballerini può ancora tagliare a braccia alzate, può mettersi a posto, guardare, alzare le braccia al cielo, è il trionfo, il meritatissimo trionfo per un grande atleta che ha vinto alla grande con un'azione di forza, con una dimostrazione di coraggio, di forza, di tenacia, la Parigi-Roubaix. We'll be right back.
But I know I think of you every step of the way. And Benedetta. Grazie Paolo. Benedetta Caretta. Buonasera a tutti. Enrico Trevisanato, bravi ragazzi, bravi ragazzi. Lorenzo Tonon in realtà. Mi hanno detto un'altra. Lorenzo, bravissimo, bravissimo. Allora, anche alla fine, un'altra cosa molto... Dov'è Alessandro? Vieni qua Ale. Perché adesso facciamo un po' come hai fatto tu, no? Facciamo un bello scatto perché sono le 9 e abbiamo detto tante cose ma ne abbiamo ancora. Tra il pubblico due grandi campioni, Silvio Fauner e Francesco Guidolin. Ci siete? Vieni, 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 vieni Silvio. Lui è anche mister, grande appassionato di bicicletta. Venite, venite. E chiamo anche il sindaco per dare un riconoscimento ai due ragazzi. Stefano Marcon, il sindaco di Castelfranco. Come stai mister? Bene, come va? 2008, ricordi di quella... Sì,
mega volata. Ricordi bellissimi. Buonasera a tutti, ai miei compaesani. E ricordi bellissimi, io l'ho visto tutto quel mondiale, ero a casa, perché chi ama il ciclismo la vede tutta la corsa, non sì. Gli ultimi due giri. Troppo comodo. E quando mancava un 25-30 chilometri, alla fine ho convocato tutta la famiglia, ho detto dai che adesso ci divertiamo, perché avevo intuito che poteva essere qualcosa di buono. E io posso solo dire di ricordarmi il mio esulto alla vittoria di Alessandro. Com'è che stato? Prima di tutto è una, come se quando una mia squadra faceva gol. Proprio grande, così, così sul divano. Bravo. E poi un'altra cosa veramente bella, che dopo poco le campane di Castelfranco hanno suonato. Davvero? Meraviglioso. Quindi ringraziamo anche il parroco. Campane a festa. Silvio, allora intanto dici se va tutto bene dalle tue parti, perché so che nei giorni scorsi è stato un disastro per voi. No, è tornata la corrente. Per fortuna è tornato tutto quanto quasi nella normalità. Adesso c'è da sistemare i danni che ha fatto. Però l'emergenza è passata. Esatto. Questo signore, ve lo dico per quei pochi che forse non lo sanno, è riuscito a vincere insieme a tre suoi compagni di squadra alle Olimpiadi la gara che volevano vincere i padroni di casa, la Norvegia, la staffetta, che è la cosa più importante, no, per i norvegesi, lo sci nordico, e vincere a Lillehammer davanti a quanti erano, Silvio? 200.000 paganti. Erano 200.000 persone con le bandiere norvegesi così, e c'era il più forte di tutti, che si pensava fosse Bjordeli, ma il più forte di tutti era Silvio Fauner. Sì, ce l'abbiamo messa tutta. Il nostro, diciamo così, la nostra fortuna è stata quella che questi signori hanno detto prima, la forza della squadra. Della perché, squadra. Perché solamente loro corrono in quel giorno là, hanno corso con una squadra. Noi eravamo una squadra di quattro elementi. Credo che certe imprese solamente si vincono solamente quando una squadra è compatta, quando una squadra corre tutta quanta per un obiettivo. E poi Silvio, ci vuole la zampata del campione, come hai fatto tu, come ha fatto Alessandro, come faceva Paolo, come Davide, come chi poi alla fine è riuscito a vincere. Esatto, ma qualcuno deve sempre chiudere la gara. Grazie Silvio. Allora ricevete un premio dal sindaco, che poi sentiremo naturalmente alla fine della... Questa è birra, Alessandro? Sì. Ah, meravigliosa. Ah, quindi... Nella terra del vino. Silvio, complimenti, prego. E una bella bottigliona di birra anche per Mister Guidolin. Grazie a Francesco Guidolin, grazie a Silvio Fauner, grazie al sindaco di Castelfranco. Poi lo sentiamo, però noi siamo indietro di una premiazione, perché Matteo è arrivato tardi, ma non per questo non merita un meraviglioso diamante di Marco Varisco. Prego ragazzi, venite con il diamante per Matteo. Matteo, c'è un diamante per te. Adesso arriva, se l'erano già rivenduto, ma adesso l'abbiamo recuperato. Eccolo là, eccolo qua. Di Marco Varisco, dedicato per te, con anche una bella bottiglia di Valdobbiadene. Per Matteo Tosatto, direttamente dalle mani di Alessandro Ballan. E via. Allora, grazie Matteo. Allora, c'è... in questi giorni, giornata mondiale, no? per sensibilizzare la sicurezza stradale, tu mi hai detto che le tue figlie corrono, e io stamattina, girando un pochino per questa terra fantastica, molti corridori li ho visti, quasi tutti stavano sulla destra, quasi tutti, ogni tanto qualcuno insomma si mette accanto, chiacchiera e così, e io ero molto rispettoso, però... Diciamo che mi sto battendo per questo, e però deve partire proprio da noi corridori, soprattutto quando usciamo in gruppo, di avere rispetto per chi guida la macchina. Non possiamo, perché siamo in 20 o in 30, occupare tutta la sede stradale e pensare di essere in gara. Quindi dobbiamo avere rispetto per gli altri per avere rispetto nei nostri confronti. Quindi adesso che ho due bambine che hanno cominciato da poco a correre in bici, sono molto attento su queste cose. E diciamo che l'intento è quello di sensibilizzare chi è alla guida, non solamente di avere rispetto per i corridori, ma soprattutto anche di non usare il telefonino, soprattutto quando si è alla guida, perché è molto molto pericoloso, soprattutto quando si va a prendere un pedone oppure anche un ciclista, che è la parte debole sulla strada. Non c'è dubbio, quindi anche se ci fanno arrabbiare ogni tanto i ciclisti, ricordiamoci che insomma in uno scontro alla PE, quindi diciamogli magari quello che pensiamo, però lasciamoli in piedi. Chiamiamo Fabio Parisi. Fabio?
Dove sì. sei? Fabio è Eccolo un, qua. Un amico. E... Vieni Fabio, ciao. Ciao, un applauso. Lui adesso vi spiegherà brevemente di un progetto montura e si tratta sostanzialmente di una cosa che abbiamo ideato questa sera. Abbiamo fatto una maglia dedicata per la serata, quindi per chi volesse avere l'opportunità quindi, di avere Ballan, un ricordo. Grande, bella, un ricordo molto della serata, bella. La possibilità. E inoltre vi parlerà di un progetto molto bello e significativo per fare del bene per chi ha meno possibilità di noi. Grazie mille Alessandro. Grazie Fabio. Grazie mille a tutti. Beh, porto i saluti prima di tutto dell'azienda Montura, del suo titolare Roberto Giordani, e ringrazio Alessandro per l'opportunità che ci sta dando adesso e soprattutto per la collaborazione, la bellissima collaborazione che ci sta dando in questi anni. E Montura è un'azienda che produce abbigliamento, però come attività di comunicazione sosteniamo progetti culturali e solidali. Uno di questi progetti è un progetto in Mongolia. Infatti il progetto del quale stava parlando Alessandro. In Mongolia c'è un professore universitario che si chiama David Belatalla, è un professore spezzino italiano, e lui vive lì ormai da 10-15 anni e in collaborazione con la Croce Rossa sta creando un villaggio di ger mongole, sono delle tende. E la popolazione mongola è una popolazione nomada, nomade, e attualmente vive ancora in queste ger. Alessandro sta creando un villaggio di ger dove ospiterà soprattutto ragazze madri con figli disabili. La disabilità in un paese come la Mongolia può portare grossi problemi per una famiglia, soprattutto se ci sono una o due o tre persone. Certo. Di conseguenza David Belatalla sta creando questo progetto per ospitare queste persone, dar loro una possibilità di vivere, di lavorare, di imparare, soprattutto imparare un mestiere oppure anche l'educazione per i figli. Noi con Montura sosteniamo David Belatalla, lo sosteniamo tramite una pubblicazione che abbiamo fatto, un libro che potete trovare qua al desk all'esterno, e con Alessandro ci ha dato la grande opportunità di poter raccogliere fondi durante questa serata per donarli a David Belatalla. Di conseguenza abbiamo creato questa t-shirt commemorativa del decennale che tutti potete insomma prendere. Quindi uscendo possiamo averla? T-shirt, okay. Facendo un omaggio a insomma, questa attività. E io ringrazio insomma l'organizzazione, ringrazio Alessandro, tutto il suo staff, ringrazio il sindaco e il comune insomma che ci hanno ospitato. Non ho altro da dire. Grazie, grazie davvero. Non dimenticate allora quando uscite la t-shirt. Ale, però tu adesso cosa fai? Perché io vedo qui hai un elenco di sponsor che neanche quando correvi ce li avevi. Ah, questa è la cosa, un uomo, la cosa che mi chiedono tutti, nel senso che sono sempre via, forse più di prima, e adesso praticamente è cominciato tutto per colpa di Davide Cassani, che doveva essere qui anche lui questa sera, ma purtroppo ha avuto un impegno all'ultimo. E lui mi ha invitato una prima volta ancora 5 anni fa alle Canarie a pedalare con i suoi diciamo fedeli che lo seguono da penso più di 18 anni a pedalare alle Canarie. Io all'epoca mi stavo ancora allenando e lui con l'occasione per farmi passare un inverno al caldo mi ha portato lì e mi ha fatto capire cosa voleva dire cominciare a fare qualcosa di diverso che fosse stato allenarmi per gareggiare. E quando sono tornato dalle Canarie mi è piaciuto molto, da lì non ho avuto l'opportunità di rientrare a correre, quindi ho dovuto riadattarmi e come ben sapete non è facile, soprattutto dopo aver fatto quasi 30 anni di agonismo. E quindi quella è stata una prima idea del cosa fare. E da lì ho cominciato ad accompagnare le persone in sostanzialmente vacanze dove si pedala. Sostanzialmente questa è una delle tre vetrine che io ho, la seconda praticamente è stato lavorare con Bike Channel, avere quella è una vetrina a tutti gli effetti, e un'altra bellissima vetrina è Mediolanum Giro d'Italia. Quindi diciamo che queste tre opportunità mi hanno dato modo di avere contatti con nuovi sponsor gli sponsor vogliono la mia immagine per portare in giro il loro marchio, quindi sostanzialmente è nato questo tipo di collaborazione. Poi qualche azienda mi chiede anche di fare sviluppo prodotto, ad esempio Campagnolo mi dà i nuovi prototipi, quelli che io provo, che dopo andranno ai corridori professionisti e in terza fase andranno venduti in negozio, oppure che ne so, Elite mi fa testare
i nuovi prototipi di rulli, oppure l'abbigliamento montura, mi ha dato dei capi nuovi da testare, scarpe, selle, tutte queste cose qua. Quindi diciamo che è un lavoro molto vario, mi piace molto, non è noioso perché cambio spesso. E tuttora sono impegnato in questo, mi piace, lo faccio molto molto volentieri e spero di continuare a farlo il più possibile. Quindi insomma accompagni anche delle persone su circuiti particolari, glieli fai scoprire e poi pedalano con un campione del mondo, no? Sì, questo forse è il bello del ciclismo, che dà la possibilità a tutti di essere a contatto stretto con il corridore, non solamente quando si va a vedere una gara che si è in parte alla strada, ma anche, che non so, mi viene in mente una Gran Fondo, poco tempo fa sono stato a Roma per la Gran Fondo Campagnolo, dove ho pedalato con più di 5.000 persone, wow, quindi bello. 5.000 persone possono dire ho pedalato con Alessandro Ballan, ma c'era anche Luca Paolini, c'erano moltissimi altri campioni. Questo sport, il bello di questo sport è questo, perché è raro, cioè è difficilissimo sentire una persona che dice, che ne so, ho giocato a pallone con Alessandro Del Piero che è qui della zona, o ho fatto una partita a tennis con Federer. Quindi devo dire che il ciclismo è bello soprattutto per questo, e dopo anche perché da parte nostra c'è molta umiltà, e una volta scesi di bici, ma anche quando siamo in bici, ci mettiamo allo stesso livello dei ciclisti normali, quelli della che domenica. Godranno a battervi, a staccarvi o a provare a battervi, a staccarvi. Adesso qualche volta ci qualche riescono. qualche volta succede. Allora, un grande obiettivo, Tokyo 2020, con noi Gian Domenico Sartor. Eccolo qua, gli facciamo un grandissimo applauso. Ciao Gian Domenico. Ciao Gian Domenico. Allora, dovete sapere che 10 anni fa, nel 2008, su questo palco, ogni anno fanno delle premiazioni molto importanti per i giovani, il Giorgione d'Oro. Allora, io non sono mai stato premiato come giovane, purtroppo, però forse perché sono maturato un po' troppo tardi. Però dopo aver vinto il campionato del mondo ho avuto la fortuna di venire qui diverse volte a premiare gli atleti, e 10 anni fa ho premiato proprio Gian Domenico, e quindi è nato questo rapporto che portiamo avanti. Adesso lui sta inseguendo un sogno, che è quello di Tokyo 2020, come ha detto Fabio, e però c'è qualche problemino, vero Gian Domenico? Che succede Gian Domenico? Il mezzo, come potete immaginare, costa parecchio, quindi stiamo cercando di raccogliere dei fondi, e insieme con Banca Centromarca e la mia società Veneto Specie Sport, che mi sta aiutando in questa iniziativa, appunto abbiamo iniziato questa appunto raccolta fondi da un paio di mesi. Siamo già arrivati a un buon punto, però ancora manca qualcosa, e quindi sì, c'è da portare avanti questo obiettivo. E quindi c'è anche l'obiettivo di pensa, no? Pensa di provare a Fabio, che parlavo con lui di prezzi di bici, e il prezzo di una carrozzina è ben oltre, superiore a quello di una bicicletta attuale. Che già la bicicletta attuale costa un sacco di soldi. Follia. Una follia. Ma tipo questa qui che usi tu, quanto costa? Qui con tutti gli accessori saremo più o meno sui 14.000 euro, però la sua parlava addirittura di 20.000 euro, quindi potete pensare quanto difficile sia per lui arrivare a questa somma, soprattutto perché ha anche buone speranze, ha appena fatto un record italiano. Come va agonisticamente la tua carriera? Quest'anno è stato molto positivo, sicuramente ho ottenuto due record italiani, uno nei 200 e uno nei 400. Ho sfiorato per poco anche quello nei 100 metri, proprio per 2 centesimi secchi. E devi fare un minimo per andare? Ci sono dei minimi da effettuare entro un certo limite, quindi non manca neanche tantissimo. Tokyo 2020 è tra un anno e mezzo più o meno, quindi a breve bisognerà appunto fare questi minimi. E sì, ci sarà da lavorare ancora un po', però sicuramente il mio impegno ci sarà tutto, e quindi è il primo mio obiettivo. E quindi ci sarà il tuo impegno e il nostro tifo, grazie. E tornando al progetto Montura, una parte dei soldi ricavati questa sera per le maglie e i libri andranno destinati anche a Gian Domenico, quindi siate generosi, perché c'è anche l'obiettivo di c'è Gian Domenico, che viene premiato naturalmente anche lui. Che cos'è questo, Ale? Beh, sempre dal maestro... bisogna chiedere a Marco, adesso poi glielo chiediamo, però è personalizzato per Gian Domenico, quindi Marco Varisco è un uomo che porta fortuna, e quindi con un grande in bocca al lupo, e che tu riesca ad arrivare ad ottenere il tuo nuovo mezzo per Tokyo 2020. E come sono diventato io campione del mondo, hai la mia età, perché penso hai 29 anni, quindi io ho vinto il campionato del mondo a 29, quindi Tokyo arriva proprio giusto, perfetto. Speriamo sia di buon auspicio, grazie ad Alessandro. Bocca al lupo Gian Domenico, grazie!
Ok. Allora, ottimo. Gian Domenico, bocca al lupo davvero per Tokyo. Allora, Alessandro, che fa, vi ha raccontato il testimonial al Giro d'Italia con Banca Mediolanum, lo fa anche con altri grandissimi campioni. Ma adesso è arrivato il momento di salutare anche, non soltanto i testimoni di Banca Mediolanum, ma dei campioni del mondo come te. Allora, se sei d'accordo, Ale, perché sei tu il regista della serata, io li chiamerei tutti insieme, gli facciamo un mega applauso a tutti e poi naturalmente li sentiamo. Allora, 1977, Venezuela, San Cristobal, una volata lunghissima contro Turau, Francesco Moser. Nella notte del 1986, notte italiana, Colorado Springs, Moreno, Argentin, straordinario finisseur, Moreno, Argentin, festeggiata anche questa nel 2018 perché era una cifra tonda, il mondiale dell'88 a René di Maurizio Fondriest. Ciao. Maurizio Fondriest, straordinario vincitore a René nell'88. Ma siccome ne ha vinti due, Paolo Bettini, eccolo qua, Stoccarda e Salisburgo. E poi naturalmente c'è il mondiale di Alessandro Ballan, te ne rifacciamo un altro di applauso, campione del mondo 2008, ma campione del mondo honoris causa perché hai lottato come un leone, hai battuto Gimondi, Merckx e chiunque, Gianni Motta. Eccolo qua Gianni, straordinario vincitore anche di un Giro d'Italia naturalmente, la storia del ciclismo. Signori, guardate questo palco che insomma, a parte me è, ciao Gianni, grande, che è la storia del ciclismo, super campioni. Tu dove vuoi stare Paolo? Ah lo so, lui è altissimo. Gianni, partiamo da te. Allora, stasera stiamo celebrando Alessandro, stiamo celebrando la maglia azzurra, stiamo celebrando il ciclismo. C'ero a Varese. Allora, con Ale collaboriamo durante il Giro d'Italia con la Mediolanum, con Alessandro, con Maurizio, con Francesco, con Paolo, con me, che io con Fabio e con Benedetta. E con Benedetta, bravo, bravo, bravo. Allora, tutte le sere noi dobbiamo fare delle fotografie con degli ospiti Mediolanum, vi spiego un attimino come la storia. Con il più difficile da trovare è Paolo, perché quando si è tutti in piedi, che cerchiamo Paolo, non si trova. Paolo, allora bisogna avere un microfono e chiamarlo, a un certo punto salta fuori qualche buco. Poi dopo arriva Francesco, che io lo chiamo il brontolo. Abbiamo l'atleta Maurizio, il più facile da trovare, non per l'altezza, ma per quei bei denti bianchi che ha, è Alessandro Ballan. È facile, perché dove è Alessandro? Eccolo là in fondo, Alessandro, vieni a fare fotografie. Comunque è una bella serata, bravo, bravi chi è riuscito a organizzare tutta questa bella manifestazione. Ho avuto il piacere di trovarti Fabio, grazie a tutti e ancora buona serata, perché penso che ce ne saranno ancora di altri premi, bravi anche per la squadra. Grazie Gianni, grazie Gianni. Maurizio, sei diventato campione del mondo giovanissimo, hai questa volata straordinaria, e però volevo chiederti il ricordo che hai della vittoria di Alessandro, che tu hai fatto 88, 2008, 20 anni dopo. Ma Alessandro, di lui ho un ricordo, ne parlavo spesso con i ragazzi, dei ragazzi che seguo, e lo portavo come esempio perché lui è passato anche tardi professionista, non è passato magari subito come abbiamo fatto noi, perché ha avuto, sai, ogni atleta, ogni persona ha magari delle problematiche nella propria carriera, no? Lui ha avuto dei problemi, è passato, non dico grazie perché è stato spinto e aiutato a passare professionista, però aveva qualche problema in più degli altri perché non riusciva a dimostrare la sua qualità per le problematiche fisiche. E io lo portavo sempre come esempio perché ho detto ai miei ragazzi, vedete, Ballan è uno di quei corridori che ha impiegato magari un po' di più degli altri a dimostrare il suo valore, però la costanza, la professionalità gli hanno permesso di arrivare fino al mondiale. Il mondiale,
penso che da questa visibilità, da questa notorietà, più di qualsiasi altra corsa. Io ho vinto 70 corse in carriera, ho vinto 2 Coppe del Mondo, ho vinto la Milano-Sanremo, che io lo ritengo forse il giorno più bello perché è nata la mia prima figlia. L'ho vinto con la maglia della Lampre, la stessa squadra di Alessandro Ballan, che ha vinto il Mondiale, della famiglia Galbusera, che sono molto, molto legato, che sono qua con noi. Però nessuno si ricorda quando mi vede bravo perché hai vinto 2 Coppe del Mondo, la Milano-Sanremo. Ti ricorda perché sei campione del mondo. Io di questo mi ritengo fortunato, penso che sia la stessa cosa di Alessandro. A lui dico: sei campione del mondo non perché hai vinto il Fiandre o perché sei arrivato sul podio della Roubaix, sei campione del mondo. E penso che questa maglia iridata ti dà una visibilità, e mi ritengo fortunato, come dicevo, e penso per lui è la stessa cosa, perché sono dei corridori come Sean Kelly o Roger De Vlaeminck, sì, che io li ritengo molto più forti e hanno vinto molto di più di quello che ho vinto io, ma non sono campioni del mondo. Quindi questo secondo me è una fortuna enorme, bisogna andare forte, però è anche una fortuna aver vestito questa maglia. Quel giorno, De Vlaeminck che ha lottato tante volte con Francesco, perché la Parigi-Roubaix, senti Francesco, ha ragione Maurizio, cioè quella maglia che poi te la porti un anno ma in realtà non la togli più, cioè sei campione del mondo sempre quando... È una maglia che si porta tutta l'annata seguente, insomma. Io ho rischiato di vincerla l'anno prima e anche l'anno dopo. Però, insomma, è andata così. Con Mertens nel 76 e con Knetemann nel 78. Nel 78, che il 78 è stato l'anno dove ho avuto certamente il maggior rendimento, perché ho vinto il Super Prestigio, ho vinto le classiche, sì, abbiamo vinto la Coppa del Mondo con la squadra, Sanson, insomma, c'era anche De Vlaeminck. C'era De Vlaeminck. E De Vlaeminck ha perso il Mondiale proprio in Belgio, dove avrebbe dovuto vincerlo, gliel'hanno fatto perdere i suoi. Vedi? Perché ha fatto secondo, non è che è arrivato tanto. No, certo. Però comunque, quella maglia lì è meravigliosa. Il Mondiale conta molto, io ho vinto anche quello della pista, però il Mondiale su strada è un marchio che te lo porti tutta la vita, insomma, e credo che tutti i corridori hanno questo sogno, e certamente per tutti non è possibile, però chi ha la fortuna di vincerlo se lo tiene caro. Se lo tiene caro è per tutta la vita. E per quello che riguarda Ballan, io c'ero anch'io a Varese a vedere la corsa, c'era stato tutto questo annuncio di Bettini che non avrebbe più corso, eravamo un po' così, non si sapeva cosa se lui l'aveva fatto per poter vincere l'ultimo mondiale, non si capiva bene come era questa cosa, no? E però quando è arrivato, insomma, eravamo tutti lì sul traguardo, che siamo arrivati nella pista dei cavalli, che poi era stato un po'... mi è dispiaciuto poi tutto quello che è successo dopo per Ballan, perché è stato trattato veramente male, insomma, e nessuno l'ha mai risarcito, insomma, questo direi che è stata una brutta storia del ciclismo, perché poi hanno detto che era... Esatto. È innocente, insomma, non è che hai capito questo. Però credo che è proprio il bene che esce davvero da questo teatro e che è in giro. Io poi vedo le persone quando, perché non so chi ha detto le foto, le foto te le fai mica con tutti, e quando voi girate per strada siete ancora riconosciuti e riconoscibili, è bello per tante persone fare la foto con Alessandro, ma anche con tutti voi. Grazie Francesco. Paolo, tu addirittura te la sei tenuta un anno in più, visto che ti piaceva, no? Hai detto... Perché tenerla un anno la maglia? Appunto, visto che è bella, perché se si può non provarla 2 anni, no? Sì, io ho avuto la fortuna di vincere un mondiale, quello di Salisburgo, che sembrava perso, perché poi se andate a rivedere cos'è stato Salisburgo, ho attaccato, sono rimasto solo, il gruppo è ritornato sotto e poi è andata come è andata, cioè agli 800 metri sotto quel sottopassaggio ho colto l'attimo, ho capito che dovevo togliermi dalle ruote dei velocisti e buttarmi su un'azione che avevo intravisto, che la Spagna stava mettendo in piedi qualcosa, mi sono buttato. Pertanto, detto prima, no? Uno fa 1000 film, 1000 strategie ci vuole tanta lucidità, tanta fortuna anche, perché quella... Però come dico sempre, la fortuna bisogna andargli incontro, devi essere pronto a coglierla. Pertanto
era già qualche anno che provavo a vincere un mondiale, avevo già vinto un'Olimpiade, pertanto sapevo che se avevo vinto un'Olimpiade potevo vincere anche un mondiale, ma il mondiale non veniva. Nel 2006 è saltato fuori, anche lì in pochi lo sanno, ma tutto parte da Alessandro. Ecco dov'è la complicità della squadra, ecco dov'è la complicità di un gruppo. Mi ripeto, ma per me, e ho imparato ad apprezzarlo in quegli anni, quando ci siamo guardati, il grande Franco Ballerini per radio quel giorno ci disse: o facciamola questa gara, o possiamo dire cosa ci disse? Facciamo la cazzuta. Oh. Lui si girò, mi guardò e mi disse: che faccio, vado? Vai, vai. Ma vado, vai. E lui è stato quello che a due giri dalla fine ha acceso la gara e ha reso un percorso che tendenzialmente sembrava facile. Abbiamo dato tutto per tutto per renderlo difficile, perché sapevamo che in volata con i velocisti che c'erano sarebbe stata dura. Mi ha ripreso e poi è andata come è andata. 2007 è stato diverso, è stato per me un mondiale più di cattiveria per tutto quello che si era creato intorno a me. È stata sicuramente una settimana difficile, ma anche lì, ancora una volta, il gruppo ha prevalso, perché ci guardavamo negli occhi e ci continuavamo a dirci: tranquilli, abbiamo solo un obiettivo, non c'è niente da nascondere, siamo qua, testa alta, andiamo a vincere questo mondiale. Ci stanno stuzzicando, andiamo a vincere questo mondiale. A dirlo è facile, poi bisogna farlo. Portarlo a casa è un pochino più complicato, però l'abbiamo portato a casa e sì, due anni con quella maglia sono stati sono fantastici. belli. Grazie Paolo. Moreno, tante volte capita, dobbiamo arrivare e fregare un po' i velocisti, che era Moreno grandissimo finisseur, no? Cioè l'uomo che tac arriva lì alla fine. E Colorado Springs com'è stato? 1986, per noi italiani era sera, era tardi. Più o meno come l'ha raccontata Paolo ai suoi tempi, perché lui è più giovane di me, però a quei tempi loro sicuramente avevano una squadra molto molto forte, no? E quindi poteva anche permettersi di dire: gli ultimi due giri facciamo la corsa, no? A noi non capitava spesso, però mi ricordo le nostre nazionali con Alfredo erano sempre impostate su chi era più in condizione, però c'erano sempre due o tre alternative per poter, come è giusto che sia. E io quell'anno lì invece era così, non ero uno di quelli favoritissimi alla partenza, venivo da una caduta che mi ero rotto la clavicola, quindi ho dovuto saltare il giro, ho dovuto prepararmi, andare in altura, andare in America 30-40 giorni prima, perché il mondiale era in altura, non sapevamo come si rispondeva. E poi dovevo difendermi dai miei compagni allora, perché uno dei primi avversari erano i miei compagni. Quindi quel giorno lì, un po' distinto anche, dopo una corsa un po' battagliata all'inizio, un po' di fughe, è stata quella di anticiparli. L'unica chance era anticiparli e obbligarli a proteggermi. È stato così alla fine, però dovevo arrivare alla fine. Sì. Alla fine mi sono trovato in una squadra, in un gruppetto di 12, 15, che c'era Fignon, c'era Motté, dei francesi, e ci controllavano, insomma non era facile, io ero da solo, e sfortunatamente forse era meglio che ce ne fosse un altro, però insomma ho trovato dei miei compagni che mi hanno dato una mano, compagni di squadra, quindi Bricht, perché si funzionava così. Succede anche, adesso. Insomma, succede anche adesso. E siamo riusciti a sgranare il gruppo piano piano, però piano piano insomma Saronni è arrivato dietro terzo, quindi un paio di chilometri ancora forse ci prendevano, forse il mondiale lo vinceva lui perché lui era veloce, però insomma è andata bene a me quell'anno, l'ho cercato diverse volte al Terrain, l'ho cercato l'anno dopo a Villa che ho fatto secondo, al Montello terzo. Bravo, quindi insomma dai, un anno è andata bene anche cercato, a me. Cercato e poi trovato. Moreno Argentina, campione del mondo 86. Diamo un bel premio anche a loro. Allora, chiedo al sindaco Leopoldo Fogale, all'assessore allo sport Gianluca Didonè e, no, chiedo scusa, al sindaco Marcon, al presidente del Panathlon Fogale e all'assessore allo sport Gianluca Didonè e al consigliere regionale Nazareno Gerolimetto di salire sul palco, perché abbiamo un bel po' di premi da dare a questi nostri super, super, super campioni.
Allora, signor Sindaco, le do l'incombenza, piacevole naturalmente, di premiare i nostri grandi campioni del mondo e non solo, con un oggetto ricordo del maestro Marco Varisco. E dunque, Francesco Moser, eccolo qua. Adesso arrivano, sono tutti personalizzati. Questo è per Moreno Argentin. Vieni Moreno al centro del ring. Eccolo qua. Riceve il premio sempre dal sindaco. Oh, eccolo qua. Eccolo qua. Meravigliosa. È la sfera dei campioni del mondo. Quella di... Molto, molto, molto bella. Questa è per Maurizio. Maurizio Fondriest. Gianni, tu sei campione di simpatia e hai vinto il Giro d'Italia, quindi sei perfettamente a casa in queste premiazioni. Eccolo qua, dunque, anche Maurizio Fondriest. E poi, vediamo chi è il prossimo, cerco di spiare, vediamo un po', è per te Gianni. Gianni Motta, eccolo qua, Gianni. Ah, tu Paolo l'hai già preso, cosa aspetti? Abbiamo dati tutti? Va bene, grazie davvero. Gianni Motta, Maurizio Fondriest, Francesco Moser e Moreno Argentin e Paolo Bettini due volte. Naturalmente c'è anche il gagliardetto del Panathlon. Eccolo qua. Ah, perché il Panathlon naturalmente è organizzatore della serata e dunque i nostri campioni ricevono dal presidente Leopoldo Fogale il gagliardetto del Panathlon. Vieni Gianni che c'è il gagliardetto, eccolo qua, il gagliardetto per Gianni Motta. Grazie a tutti, grazie. Oh, Alessandro, facciamo, sindaco, no, non vada via, vogliamo fare un bel saluto finale. Sindaco, assessore, presidente del Panathlon, state qui un attimo, no, non scappate. Lasciate andare i campioni, ma voi restate qui perché vorrei che anche voi, che siete i rappresentanti delle istituzioni e non solo, anche naturalmente del Panathlon, deste un saluto ad Alessandro. Eccoli qua. Che è successo? Abbiamo perso dal rumore di una cosa che rotola. Temo che la sfera, abbiamo recuperato la sfera. Maurizio, che è successo? Era la tua? Era la tua. Arca miseria, vale anche di più, è un pezzo unico a questo punto. Sei anche un po' scheggiata. Allora, cosa possiamo dire intanto di questa serata? Possiamo dire che oltre che presidente del Panathlon, io rappresento anche il Giorgione, che è stata la prima squadra dove ha visto a 9 anni Alessandro. Il piccolo Ballan, che già si capiva sarebbe diventato. E quindi è un onore molto molto grande per me. Insomma. Bene. Infatti questa sera ho cercato anche di portare un po' tutte le persone che hanno contribuito alla mia carriera, in particolare c'è Mario Cassolato che mi ha messo in bici per la prima volta, che voglio ricordare, però molti altri logicamente, da Cesco Bergamin che mi ha sempre supportato quando sono passato professionista, e vorrei ringraziare oltre al comune che mi ha dato l'opportunità al Panathlon di essere qui stasera e 10 anni dopo di poter fare questa bellissima festa, anche ringraziare tutti quelli che nel loro piccolo hanno cercato e hanno contribuito nel raggiungimento dei miei obiettivi. Allora Ale, tu sei veneto e il consigliere regionale dovrebbe funzionare. So che ci ha portato il consigliere Gerolimetto una bandiera. Sì, questa sera, dato buonasera a tutti e complimenti per la serata. Ma siamo veneti e siamo orgogliosi di esserlo, come sono orgogliosi tutti i veneti nel mondo, dei nostri veneti, anche quando raggiungono soprattutto dei risultati così straordinari, a partire dal Canada all'Argentina, dal Brasile all'Australia, tutti siamo orgogliosi dei nostri veneti che raggiungono primati in tutto, e questo senz'altro è un primato straordinario. Allora, il versillo ufficiale della bandiera del Veneto, che rappresenta l'orgoglio veneto e che sia di un grande buon auspicio anche per Gian Domenico,
che raggiunga e coroni il suo sogno, e soprattutto per lo sport. Siamo in queste settimane cruciali per l'aggiudicazione di Cortina 2026. Milano-Cortina. Milano-Cortina. No, so, siamo, bisogna dire siamo anche veneti. Milano. No, certo, certo, ma almeno citare Milano. Che, no, capisco. Noi siamo capisco, veneti. Capisco l'orgoglio veneto, Cortina. Noi siamo veneti, Milano-Cortina ci no, sta bene. Ma anche Cortina-Milano, ma basta ma che arrivi. Ma Cortina non dimentichiamola. Ma certo. Quindi... che sia di buon auspicio e che lo sport continui ad avere questi grandi successi anche nel nostro Veneto. Evviva! Grazie Ballan. Grazie. Beh, bellissima questa, bellissima davvero. Assessore, come vogliamo concludere questa serata? Ovviamente meravigliosa per celebrare ancora di più Alessandro. Sì, grazie e buonasera a tutti. Questa sera dopo 10 anni festeggiamo Alessandro, tutta la squadra campione del mondo del 2008. Per me questa sera ha doppio valore perché oltre al campione del mondo festeggio anche un amico, perché con Alessandro insomma ci conosciamo sin da quando eravamo piccoli, quindi ha di sicuro un maggior valore. È un maggior valore che per Castelfranco Veneto stessa, perché quando vince un castellano vince la città. Vince in qualsiasi sport in cui ci sia l'affermazione di un castellano vince la città, e io spero davvero che Gian Domenico o qualche altro ragazzo di Castelfranco, qualche squadra, possa nei prossimi anni ripetersi in quella che possa essere una competizione mondiale, e così per ritrovarci qui tutti assieme per festeggiare un nuovo grande del mondo, una squadra campione del mondo. Grazie ancora e buona serata. Grazie assessore. Signor Sindaco, la chiusura è per lei, insomma una bella serata, un bellissimo teatro tra l'altro, quindi grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro, a tutti i presenti e a tutti coloro che ha reso possibile questa serata. Ci siamo capiti subito quando mi ha detto: cosa facciamo sindaco? Facciamo. Facciamo, siamo a disposizione, l'amministrazione comunale c'è. E devo dirvi che mi hanno colpito due cose in particolar modo questa sera. Uno, il concetto di squadra. Paolo, sei un mito, veramente, cioè sentire... l'uomo, il due volte campione del mondo, il predestinato, ragionare così e capire che il lavoro fatto a monte era un lavoro grande che aveva tante possibilità, e dare la possibilità agli altri di poter competere alla pari non è cosa da tutti, è da un grande capitano, a te e Franco. Veramente il concetto di squadra qui è stato esaltato nel modo in cui dovrebbe essere esaltato, perché quando si lavora in squadra si vince sempre anche quando non si arriva primi, e questo è un messaggio che dovremmo passare e declinare in tantissime cose, dalla quotidianità del lavoro, della famiglia, dell'attività amministrativa, in tutte le cose che si possono fare. Quando le si fanno in squadra si fanno meglio e portano a casa risultati migliori. La seconda cosa che mi ha impressionato è la normalità di persone che partono da Castelfranco e vanno con la classe A a Varese per correre il campionato del mondo e tornano a casa da campioni del mondo in classe A. Cioè, ragazzi, la normalità di questa cosa forse non l'avremmo mai saputa e percepita se non avessimo avuto una serata come questa. E tutte le cose della vita passano attraverso le gambe degli uomini, qui in particolar modo, perché le gambe sono lo strumento migliore, però aiuta a riflettere che con la normalità si possono portare a casa risultati eccezionali. Io vi ringrazio tutti per aver dato la possibilità a Castelfranco Veneto di essere citata a livello mondiale, con il ciclismo, con Alessandro, ma col lavoro di squadra, con i campioni del mondo presenti. Insomma, è stata un'opportunità grande per la nostra città, dove non manca nulla. Ne abbiamo di eccellenze. Sul campo sportivo abbiamo Francesco Guidolin qui, assieme a tanti altri, nel campo della cultura, della musica, dell'enogastronomia. Insomma, ci distinguiamo sempre con normalità, cerchiamo di farlo con normalità. Quindi veramente una grande, bellissima serata mondiale. Complimenti. Grazie a tutti, sindaco. Voi. Grazie. Allora... un bel premio, beh, il super premio deve essere per te, Alessandro. E allora, guardate che meraviglia, anche questa è un'opera di Marco Varisco, custodiamola con grande cura perché mi sembra molto delicata. E allora, dal sindaco di Castelfranco Veneto e naturalmente con l'assessore
e con il consigliere Gerolimetto riceve il premio Alessandro Ballanna, che riceve anche naturalmente una prestigiosa bottiglia di Valdobbiadene. Grazie, grazie assessore, grazie sindaco. Abbiamo anche naturalmente il gagliardetto del Panathlon da dare alla meravigliosa squadra del 2008. Com'è? Campione del mondo, campione del mondo. Grazie, grazie consigliere, grazie sindaco, grazie assessore. Allora Ale, vogliamo dare un riconoscimento, un premio anche a tua moglie, che ti ha prestato la macchina, magari te l'ha lasciata anche col pieno per fare questo viaggio. Daniela, dov'è Daniela? Adesso Daniela deve venire. Daniela, dove sei? Eccola qua! Vieni Daniela! Ricevi direttamente il premio a parziale risarcimento di tutte le volte che è andato via. E... No, devo dire che è veramente brava, perché una volta che ho smesso di correre ha detto boh, ok, finalmente stai a casa, stai un po' con noi, con le bimbe, e invece sono più via di prima, quindi... E per lei vanno questi fiori, e per le altre mie donne che sono lì, le piccoline, però mi hanno detto che non vogliono salire sul palco perché un po' si vergognano. Saliranno da campionesse fra qualche anno, ragazze, perché so che correte in bici, siete forti, e quindi in bocca al lupo. E un'altra donna della mia vita, mia mamma, che è lì sopra, che era stata invitata anche lei, ma purtroppo anche lei soffre il palco e non può essere qui. Daniela, grazie, grazie. Allora, Ale... Abbiamo fatto più o meno tutto, eh? Che ore sono? Perché io non ho l'ora. Ammazza, è un quarto alle 10, bisogna mandarli a mangiare questi signori. Ok, secondo me è giusto però chiudere con una bella canzone, la ascoltiamo insieme con Benedetta Caretta e poi ci salutiamo. Benedetta Caretta! Don't you?
Renzo Zanon al piano e Benedetta Caretta. Grazie Fabio. Grazie. Dove sei Alessandro? Ah, naturalmente, ah, sei qua. Fiori per Benedetta e complimenti anche a Lorenzo. Grazie Benedetta. Ciao. Ale, abbiamo finito? Ringraziamo tutta questa serie lunghissima di sponsor, l'abbiamo più o meno fatto. Gli sponsor sono molti, sono tutti qua. Molti questi hanno collaborato per la serata, la riuscita di questa sera, altri sono i miei personali. Elencarli è molto difficile, però grazie di cuore a tutti quanti. Non è stato facile, adesso è finita, te lo posso dire. Sì, ho fatto più fatica oggi che vincere il campionato del mondo. Me lo ha detto nei giorni scorsi, mi ha detto non sai la fatica, caro mio. E in particolare grazie a Riccardo e Andrea Finn che hanno realizzato tutto questo e veramente sono state tre settimane molto molto impegnative. Però dai, ce l'abbiamo fatta, grazie a tutti della presenza. Io li lascerei ancora una volta guardando il video del campionato del mondo. Esatto, la squadra che ha vinto il mondiale con Alessandro Ballan. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao a tutti, ciao. Grazie mille, ciao. Posizione perfetta ora è per Alessandro Ballan, ma deve aspettare. Ormai ai 2 chilometri. Deve aspettare ancora, Alessandro è perfetto. Rebellin e Grifco. Va benissimo così, Alessandro Ballan è in ultima posizione e deve stare lì, perché lui potrebbe avere la sparata. Sono in piazza Montegrappa, a meno di 3 chilometri al traguardo. Ballan! Questo è un attacco buono! Partito la grande, Alessandro Ballan! Questo è un attacco buono, è partito come una scheggia! È la sua distanza questa, mancano meno di 3 chilometri alla conclusione. Mi sembra che sia un attacco speciale. Grande Ballan! A molti corridori dopo i 250 chilometri si spegne la lampadina, invece la sua luce irradia il circuito di Varese. È Ballan che è partito secco! Alessandro Ballan! Questo è uno scatto importantissimo, ci vogliono grandi gambe per andarlo a prendere. Forza Alessandro, andiamo! Forza Alessandro, andiamo! Forza Alessandro, andiamo! Che hai 150 metri di vantaggio! Metri di vantaggio per Alessandro Ballan che è in viale Valganna, vicinissimo ormai al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Ce la può fare Sorensen dietro, sta cercando di rientrare. Alessandro Ballan, la sua pedalata è ancora buona, la sua pedalata è ancora quella che può portarlo a vincere il campionato del mondo. Tutto solo Alessandro Ballan, 250 metri, nessuno può più fermarlo. Vai Alessandro, grande Alessandro. Alza le braccia al cielo.